cos'è l'intersessualità e come si manifesta. Intende per intersessualità quando in uno stesso soggetto noi abbiamo caratteristiche maschili e femminili nell'ambito di quelle che sono le caratteristiche sessuali, diciamo così, fisiche. Mentre è importante non, diciamo, non confondere con quelle che sono le condizioni che si chiamano transgender o che si chiamano disforia di genere, in cui il soggetto è, da un punto di vista ormonale e fenotipico, cioè delle caratteristiche sessuali, perfettamente normale, ma si sente inadeguato per il proprio corpo. Quindi è una cosa completamente diversa. L'intersessualità, che più recentemente è stata definita come differenziazione del disturbo sessuale, è una caratteristica che si verifica in alcune condizioni cliniche rare, ma che possono comparire nella quotidiana attività di un endocrinologo pediatra. Nell'ambito della intersessualità, il più frequente penso che sia quella condizione che si chiama insensibilità congenita agli androgeni, cioè sono soggetti di sesso genotipico, cioè il cariotipo femminile, che non hanno la risposta clinica al testosterone, cioè in poche parole il recettore del testosterone non è responsivo, quindi loro hanno caratteristiche fenotipiche, cioè esterne completamente femminili, con all'interno organi che invece sono di sesso opposto. Questa è una delle situazioni più frequenti, anche se recentemente stiamo vedendo che anche un'altra condizione molto simile, cioè con cariotipo maschile e genitali esterni femminili, si sta sempre di più evidenziando, ed è il difetto di 5 alfa reduttasi. Quando ho iniziato io a studiare ce n'erano pochissimi casi ed erano descritti in letteratura, recentemente ne stiamo vedendo molti di più. Probabilmente prima non si diagnosticavano, perché adesso con le metodiche più moderne di Next Generation Sequencing, che sono dei pannelli che ci permettono di esplorare dal punto di vista genetico tutti i geni, riusciamo a fare più diagnosi. Se parliamo di questi due casi, cioè della 5 alfa reduttasi e della insensibilità totale agli androgeni, la cura praticamente è quella di valutare dopo la pubertà qual è la possibilità di correggere chirurgicamente il soggetto.